Da perché vi ho parlato dell'amministrazione? Per la mente esecutiva è un comando al corpo d'armata, ai soldati che abbiamo dentro, che sono abituati ad obbedire e basta. Quindi se io dico, io non credo di poter guarire, e questi comandi, il generale d'armata riceve questo messaggio e dice, benissimo, allora noi dobbiamo creare tutte le condizioni per cui lui non deve guarire, datevi da fare ragazzi. Allora c'è il gruppo creativo, quasi quasi lo facciamo cadere dalla bici, cosa dice? No, è già caduto l'altra volta, è meglio fare così, no, gli facciamo venire un bel mal di gola così quando esce, all'altro no, gli facciamo venire un occhio così, ma non esageriamo, sì, così, benissimo, programma. E questo programma funziona, ma certo, perché la mente esecutiva è intelligentissima, ti fa ammalare, ti fa avere incidenti, ti fa avere litigi con le persone che hai più care, te le fa tutte, ma perché ha bisogno di realizzare il suo programma? Il suo programma è quello contenuto nella convinzione. Vi è chiaro questo? Allora, mettete che un giorno voi cambiate idea, no? Prima pensavate di vivere in un mondo fatto così, e adesso invece avete fatto un bel corso di spiritualità e credete finalmente che il mondo è fatto così. Che bello! Dovrebbe cambiare tutta la mia vita, col cacchio che cambia. E qui bisogna conoscere qualche rudimento di diritto, perché chi ha costruito gli ordinamenti giuridici? Noi. A immagine e somiglianza di chi? Nostra. Vuol dire che noi abbiamo un ordinamento giuridico interno che funziona proprio così. Il livello costituzionale è una cosa, il livello legislativo è un'altra, il livello esecutivo dell'amministrazione è un'altra ancora. Cambiare livello costituzionale vuol dire cambiare due o tre articoli, bene, della Costituzione. Ma se non cambi le leggi e non cambi l'amministrazione, per i cittadini è uguale a prima. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, articolo 25 della Costituzione, entrato in vigore 1948. Nel 1949 era possibile o no togliere qualcuno dal suo giudice naturale? Certo. Nel 1950? Certo. Nel 52? Certo. Fino a che non è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale che ha detto queste norme sono incostituzionali. Fino a quel momento continuavano a vigere le leggi ordinarie. Quindi tutto ciò che è legislazione, tutto ciò che c'è in pratica, tutto ciò che sono i pensieri ordinari, tutto ciò che sono le nostre abitudini, fino alle ultime, vanno cambiate. Non basta cambiare qua. Per questo se uno dice ho capito qui. E qui cosa vuol dire? La Costituzione non è niente se non viene, diventa viva. Si parla di diritto vivente. Diritto vivente è il diritto che vive in una società, quello vivo, perché quello scritto ci può essere quel che vuoi. E allora io vi dico, qual è un diritto vivente? Come fai a dire che un organismo giuridico è vivente, cioè che una mente è vivente, davvero è viva? Ecco. Questa è la domanda tremenda che io farei se dovessi far fare degli esami all'Alef. Quando mette in atto le leggi che promulga? Quando le leggi costituzionali vengono recepite dalla legislazione ordinaria, vengono recepite dai regolamenti, vengono recepite dalle ordinanze, fino agli ultimi comportamenti dei cittadini. Tutto il paese si comporta secondo quello che dice la Costituzione. A quel punto la Costituzione è viva. In altri termini, quando tu non ti limiti a dire vorrei fare così, ma quando è finito il conflitto, ogni volta che abbiamo un conflitto interno, e questo è un tema difficile da capire, non perché sia in sé difficile, banale, però siamo troppo intossicati, io sono vivo tanto più quanto più ho superato i miei conflitti. Per cui quando faccio una cosa sono totale, ne faccio un'altra sono totale, quando faccio una cosa un po' così, faccio una cosa un po' così.
non sono pienamente vivo e quindi non ho la forza. È vero o no? Scala il K2. È così che si scala il K2, quando sei completamente te stesso. Quando c'hai tutti i vettori allineati, allora hai tutte le cellule che rispondono agli impulsi e sono tutti questi impulsi sono coerenti con l'unico centrale che c'è. Facciamo questo, tutto faccio questo. E allora lì passi attraverso i muri. Il resto è patologia. Se andiamo a vedere popolazioni come gli Inuit, loro hanno retto a situazioni che sono assolutamente inverosimili. Per qualunque essere umano. Ci sono persone che nella loro vita hanno superato situazioni assolutamente impossibili per gli esseri umani normali, quelli tutti scissi e frammentati. Quindi quel nostro vero lavoro è quello di superare i conflitti come? Alzando il livello della visione, migliorando la visione. Ci vuole una visione d'insieme. Ecco, vi sono chiare queste parole a un certo livello?